Dicevamo, le bici le avete viste inquadrate in più di un'occasione, sicuramente molto particolari, molto tecniche. Alessandro, visto che ci hai parlato di aerodinamiche in uno dei tuoi precedenti interventi, ci vuoi dire tu due parole sulla struttura di questa bici, ma anche sulla posizione che questa bici ovviamente chiama l'atleta Esatto, a tenere? queste sono bici che i triatleti usano in quelle occasioni in cui appunto il collega diceva non si può sfruttare la scia di chi è con te, quindi sono bici studiate per avere un maggiore coefficiente di penetrazione aerodinamico. Sono diversi gli effetti l'effetto più importante è sostanzialmente il cambiamento di assetto, di posizione rispetto a una bici tradizionale. Viene ridotta notevolmente l'area frontale del ciclista. In genere si abbassa, il ciclista ruota intorno ai pedali e riduce l'area frontale. Ovviamente nel triathlon c'è il problema della distanza e quindi nella discussione che ho avuto appunto con Mattia bisogna trovare un compromesso tra efficienza aerodinamica e anche comfort, perché se i professionisti fanno gare cronometro poco più di mezz'ora, ovviamente in questo caso la permanenza. Dopodiché ci sono tutta una serie di accorgimenti per minimizzare la resistenza. Quello che possiamo vedere, l'aspetto più importante, sono le ruote. Sono ruote a profilo alto che tendono a minimizzare la resistenza, la turbolenza che si genera quando la ruota genera. In alcuni casi, se il clima lo permette, se non c'è vento laterale, si può usare addirittura una ruota interamente carenata. Questi accorgimenti fanno risparmiare una resistenza che uno può giocare o come comfort, cioè a parità di potenza spesa, diciamo andare più forte, oppure ridurre la velocità e risparmiare potenza per poi nella fase di corsa dare di più. Dopodiché la bici è carenata. Altri aspetti riguardano la posizione di borracce, cose così, che permettono al ciclista di dissetarsi mantenendo la posizione aerodinamica. E poi ci sono altri piccoli accorgimenti che il ciclista porta con sé, per esempio il casco, ma che hanno un'importanza che mano a mano diventa sempre più piccola. Il casco soprattutto ha un'importanza elevata se il ciclista mantiene un assetto perfetto in tutta la durata della corsa. Se si muove così rischia in quei pochi movimenti che fa di perdere il tempo che in realtà ha guadagnato.